ancora buonasera. Energie oroscopo dal 22 di maggio al 4 di giugno. Vediamo un attimo cosa sarà questa settimana, che tra l'altro ve lo anticipo. È positiva, avete Venere dalla vostra parte, oltre che Nettuno e Saturno. Però andiamo a vedere come sarà questa settimana. È interessante, in questo momento vado a tirare queste carte. Come vedete sono le carte nuove e andremo a vedere qual è la carta della vostra settimana. Quale angelo? Qual è il motivo della settimana, il leitmotiv della settimana? E inoltre vi ricordo che, se non siete ancora iscritti al canale, di iscrivervi, non vi costa nulla, non siete visibili all'esterno, ma soprattutto se cliccate sulla campanella sarete sempre avvisati dei prossimi video. Allora, qual è il vostro angelo questa settimana? Ed è l'angelo del regno animale. Wow, allora adesso andiamo a vedere, poi ne parliamo chiaramente, quali sono le energie questa settimana. Come vi ho detto, avete la vostra parte Venere e occhio Cancro, è l'ultima settimana che è sul tuo segno, perché poi passerà il Leone, ma non demordere, perché tra un po' il Sole passa dalla tua parte, quindi insomma. In Pesce abbiamo Saturno e Nettuno, quindi grande forza per te, grande emotività, grande voglia di mettersi in gioco sentimentalmente, grande consapevolezza anche, grande opportunità. Vediamo poi i segni di fuoco. I segni di fuoco in questo momento dispongono di Lilith e Marte in Leone. Mentre invece questa settimana, in modo particolare, dal Sagittario, una bellissima luna piena, una fantastica luna piena, quindi grande forza per i segni di fuoco. Andiamo a vedere i segni d'aria. I segni d'aria abbiamo Plutone retrogrado in acquario per l'ultima settimana, perché poi la settimana prossima c'è un sacco di movimenti, perché poi passerà in doppia l'acquario, dato che il retrogrado passa in Capricorno. E dopodiché abbiamo il Sole, che in questo momento è in Gemelli, come voi sapete, ok? Interessante poi la posizione dei segni di terra, perché tutti e tre i pianeti sono in Toro, quindi tutti e tre li guardano molto benevolmente dal segno del Toro. E abbiamo Giove, abbiamo Mercurio, abbiamo Urano, quindi grande spinta per te, Cancro. Devo dire che secondo me dopo tanto tempo arriva il tuo momento. Vediamo le tue energie interne, il Sole al contrario, l'energia esterna, la giustizia al contrario, la temperanza. L'angelo del regno animale mi dà l'idea di istinto, mi dà l'idea, a parte che molti di voi questa settimana si troveranno a gestire, che so, cani, gatti, ad aver, magari qualcuno di voi ne avrà bisogno, invece dovrà chiamare l'angelo del regno animale per farsi aiutare. Però secondo me invece è proprio di istinto che ci parla questa carta, di una peculiarità del prendersi cura, per esempio, anche, no? Il prendersi cura degli animali, che è una cosa molto molto bella, come così come prendersi cura degli altri. Ok, questa tra l'altro è l'ultima carta di questo mazzo ed è interessante, perché è come se ci non dico innalzasse, perché non ci innalza, però in qualche modo ci posiziona ad un altro livello. Ok, io credo, lo ripeto, che secondo me molti Cancro questa settimana avranno a che fare con i loro animali di famiglia, per esempio, oppure con una certa istintualità. Da un punto di vista dell'energia interna abbiamo il Sole al contrario. Il Sole al contrario mi dà l'idea che voi siate un po' pessimisti in questo momento, quindi io ho parlato per ora, ah, fantastico il Cancro, magari qualcuno di voi mi inveisce contro. Questo è tipico, non vi preoccupate, non mi incazzo. Allora, le stelle, il cavaliere di spade, il giudizio e il fante di coppe.
Siete negativi relativamente soprattutto a un ritorno, a qualcuno con cui sentite di avere un grandissimo legame, un legame esagerato, oserei dire. E perché ve lo dico? Perché abbiamo sia le stelle, sia il giudizio, sia la temperanza, quindi veramente qui ci potete essere un'anima gemella o qualcuno che avete incontrato in esistenza precedente. C'è grande senso di guarigione e di equilibrio questa settimana per il cancro, ve l'avevo detto, una settimana positiva, anche se voi internamente in qualche modo avete questa difficoltà, avete questo senso di un po' di negatività, ok? Un po' di pessimismo, non negatività, di pessimismo, però devo dirvi che poi vi aprirete durante la settimana. Anche da un punto di vista energetico, vi farete avanti, qualcuno di voi andrà a riprendersi quello che ha perso o andrà a chiedere scusa, per esempio, ok? La giustizia, al contrario, da un punto di vista esterno, mi dà l'idea che qualcuno di voi potrebbe avere a che fare con casi legali, con carte che arrivano a casa, con qualcosa. Guardate qua anche la giustizia. Contratti, cause, chiamate, insomma, al contrario, tra l'altro. Devo dirvi anche, e mi dispiace quasi dirlo, qualcuno di voi purtroppo si trova alla fine di un percorso. Si chiudono delle storie, si chiudono legalmente dei percorsi, possono essere di amore, di amicizia o professionali, però questa chiusura non è una chiusura che vi fa soffrire in modo oltremodo, non è una chiusura che provoca chissà quale risentimento, dolore, piuttosto, a parte un po' di confusione esterna che è noto, mi sembra che tutto questo porti a un maggiore equilibrio. Quindi, caro il mio cancro, da un certo punto di vista tu insegui qualcuno del tuo passato. Perché lo insegui proprio, non sto a rispare. Esternamente devo dirti che una situazione apparentemente completamente fuori equilibrio tornerà invece in qualche modo dopo una serie di dubbi, di parole, di grandi trasformazioni, perché ci sono grandi trasformazioni, tornerà in equilibrio, ok? Il giusto dare ed avere, ritroveremo questa settimana, soprattutto in un rapporto o in una situazione anche di lavoro o, come ho detto prima, di amicizia. Re di bastoni, 8 di bastoni, 5 di coppe, 5 di spade e regina di spade. Allora, le energie sono positive, però la mia sensazione è che, a parte l'inizio settimana in cui sei molto volitivo, molto diretto, eccetera, e delle situazioni che si muovono abbastanza velocemente, da metà settimana in poi, sto 5 di coppe. Tutti questi dubbi che ti vengono, tutta questa voglia di chiudere le situazioni, di volerla vincere per forza in una certa questione, beh, ti comporti molte come regina di spade, se questa è la tua energia, come potrebbe essere che c'è qualcun altro che si comporta come regina di spade, quindi in qualche modo hai a che fare con un'energia che impone la sua strada, impone i suoi limiti, che è molto determinata a farsi rispettare, soprattutto con le parole, soprattutto con le parole e nel pensiero molto lucida. Quindi, ricapitolando, è una settimana che inizia molto forte, diretta, appassionata, veloce, poi però a fine settimana, probabilmente anche in occasione di questo plenilunio, che in qualche modo è molto intenso, è molto intenso, è molto veloce, ma molto intenso, probabilmente durante questo plenilunio potresti avere, non ti dico dei pensamenti, ma potresti trovarti a
o a dire delle bugie o a scoprire delle bugie, ma soprattutto più che scoprire, direi che entrambi ci sono due energie che cercano di tirare l'una da un lato e l'una dall'altra. Qui potresti comportarti in un modo che boicottate stesso, questa no. Un modo di dire che continuamente sentite da noi operatrici, perché il modo più semplice di raffigurare questo 5 di spade, ma a me il 5 di spade più che altro mi dà l'idea di qualcuno che da solo si incatena, che da solo non riesce a prendere una decisione molto simile all'8 di spade, ma qui c'è proprio qualcuno sul chi va là, non siamo da soli, nonostante ci siamo incatenati da soli, qui non siamo da soli, qui lavoriamo con un'altra energia, con parole, pensieri, bugie, ma soprattutto non mostrando chiaramente qual è la nostra intenzione. E non parlo del 7 di spade, dell'ambiguità 7 di spade, ma proprio di un'energia che non è né carne né pesce, che però tira da una parte che secondo me non sa manco qual è. Almeno con queste carte, con questo 5 di coppe di base, anche qui a me 7 di coppe, quindi un po' più di centratura, cancro, quello che ti chiedo. D'altronde la temperanza sembrerebbe molto forte, a parte il plenilunio, come ti ho detto, in Sagittario, però sembrerebbe molto forte il senso dell'equilibrio questa settimana. Rischi proprio durante il plenilunio di non averlo quell'equilibrio. Io ti chiedo di sforzarti, ok? Sei forte, c'è poco da fare. Forza e grazia attraverso la bontà, sicurezza di sé, sei sicuro di te. Guardate cosa sono rimaste qui, che sono gli amanti e la stella, ancora la stella, ragazzi. Qui ci sono energie molto acquario, devo dirlo, molto acquario, Sagittario, Capricorno, Bilancia, quindi molte energie di aria col cancro questa settimana, molte energie di aria. A parte il Sagittario sono molte, il Capricorno sono molte energie di aria e devo dirti, oh, c'è anche il Leone, devo dirti Cancro che la mia idea è che tu sia molto forte, però è come se non volessi mostrarti così forte, o se a un certo punto, stanco di non mostrarti così forte, cercherai di tirare l'altro dalla tua parte. Non lo so perché ho questa sensazione. È molto caotico il pensiero del cancro questa settimana, devo dirti. Arrivi molto, molto, molto caotico. O siete distratti da altri pensieri questa settimana, come ho detto, un animale di famiglia magari, oppure c'è questa sensazione di nodi che vengono al pettine, di ritorni, di grande, non dico complicità, ma grande senso di appartenenza a qualcuno, di inseguire i propri sogni, ma perché ci si sente molto legati a qualcuno. Il cancro si sente molto legato a qualcuno o a qualcosa. Vediamo qual è la carta, il fervore, però quella di mezzo me l'ho dimenticata. Nel senso, l'ho presa, l'ho levata, sapete come sono io. Andiamo a riprendere il vento e il fervore. Entrambe le carte hanno il movimento di base. Di base c'è proprio il movimento. Vi faccio vedere. Qui c'è il vento, quindi il vento ha già movimento di suo, ma anche questo cavallo ha il movimento. Quindi siete in grande movimento e in grande fervore, come dicono le carte. Allora, questo è il vento. Quindi l'oracolo ti invita a guardare l'esistenza, tutto quello che ti accade, ogni cosa. Guardalo direttamente, come semplice fatto nudo e crudo, senza mettere etichette, senza dire giusto o sbagliato, buono o cattivo. Insomma, devi lasciare da parte il tuo giudizio. E di giudizio eravamo andati, quando ho detto i nodi vengono a pettina. Quindi c'è questo senso di, non lo so, ho la sensazione che c'è la voglia di, ma non dico di farla pagare, ma di rimettere sul piatto delle cose del passato. Non per forza è un ritorno sentimentale, ogni volta che parlo di ritorno, no, no, proprio di rimettere e di aggiustare alcune cose del passato. Vediamo questo 16. Il fervore. L'oracolo testimonia l'impeto, e si vede da questo cavallo, felice della forza, e abbiamo la forza qui.
che una volta condivisa diventa fervore. Il successo è dato dall'abbandonarsi alla forza dell'amore. L'assenza di resistenza è la sola cosa richiesta. Quindi, caro mio Cancro, piuttosto che tirare sto pettine, cercare di fare quadrare i conti, rilassati. C'è una fase di grande trasformazione esternamente a te. Rilassati. Smetti i dubbi, abbandonati alla forza dell'amore. Questo è quello che ci hanno detto finora le carte. Ok? Questo è il tuo oroscopo, Cancro. Noi ci vediamo settimana prossima. Bye bye.